Eccoci, buongiorno, siamo qua con Davide, ciao, Ciao Matteo. siamo in collegamento con Carlo Ferrà, siamo nella Liguria di Levante, ben trovato, quest'anno abbiamo un modo diverso per trovarci, però è sempre un piacere, ecco, È altrettanto prendere il tempo. piacevole, assolutamente. Allora, Carlo Ferrà, raccontaci un po', intanto la tua realtà, la tua storia e la vostra realtà. Allora, Cadu Ferrà nasce a Bonassola 20 anni fa per volere dei miei genitori Aide e Antonio, i quali facevano due professioni completamente diverse. Papà aveva un'impresa edile, mamma aveva un negozio di abbigliamento e decidono di cambiare vita, quindi di mollare i propri lavori, chiudere le rispettive attività e darsi all'agricoltura. Quindi da quattro piccolissime parcelle. E sopra proprio alle colline di Bonassola nasce Cadu Ferrà. Dal recupero dell'incolto di quattro fazzoletti di terra iniziamo a vitare e da lì praticamente nasce un po' l'avventura Cadu Ferrà, quindi come azienda vitivinicola e agriturismo più vicino al mare della regione Liguria. E negli anni abbiamo piano piano preso appunto in proprietà e in affitto vari terreni. Tutti e completamente incolti, quindi andando a ripulirli completamente da 50-60 anni di abbandono e convertendoli poi all'agricoltura biologica certificata e impiantando poi vitigni autoctoni tradizionali. Da lì ad oggi siamo arrivati a diciamo, una piccola azienda, ma di 4 ettari nella nostra zona non è proprio poco, anche proprio a livello di gestione, in quattro comuni. Siamo a Bonassola, Levanto, Vernazza e Rio Maggiore. Io da 4 anni sono in azienda, oggi titolare dell'azienda, appunto perché mamma mi ha donato l'attività un anno e mezzo fa, proveniendo da un mondo diverso, fondamentalmente da Allora, studi diversi. Com'è? c'è stato un passaggio quindi C'è stato un proprio. passaggio generazionale. Il 28 dicembre 2018, un regalo di Natale posticipato, mamma mi ha donato l'azienda, quindi è stata Una bella responsabilità. Una grande responsabilità, evidentemente data dal fatto che insomma in questi anni abbiamo fatto dei passi avanti e delle cose belle, no? Quindi mi ha dato fiducia, loro non sono andati in pensione, sono sempre in azienda, ne parleremo, però ecco, con una conduzione giovane, innovativa e con tanta passione da spendere, insomma. Nasco anch'io comunque da un mondo diverso, fondamentalmente ho fatto giurisprudenza, diritto internazionale in Cattolica Milano, avrei fatto scuola di magistratura, invece poi ho avuto la folgorazione sulla via di Bacco. Ricordo ancora quando ero sotto i chioschi del Bramante a Milano e dopo la laurea, invece ad ottobre di iniziare la scuola di magistratura, ho detto ma ascolta un po', io direi che forse tornare giù a casa è la situazione migliore e applicare quel senso di giustizia che comunque io avevo insito in me nel recupero del nostro territorio, nella valorizzazione, nella promozione del nostro territorio. Quindi fondamentalmente portare Bonassola un po' a giro per l'Italia e per il mondo, raccontare i nostri vini, le nostre storie. E dico sempre che questo non è un lavoro, non è una professione, questo è uno stile di vita. Non c'è pubblico, non c'è privato, non ci sono ore del giorno e della notte. È una passione che ti pervade e che non ti molla più. Una scelta Sei importante, d'accordo? sì, perché è una cosa che riconosco anche nella mia vita comunque, quindi però è anche giusto fare esperienze e poi arrivare al momento di tornare, non so se all'origine, ma comunque Alle nel. origini. Sì, o comunque in terra natale, insomma, tante esperienze anche internazionali, devo dire, no? Ho viaggiato anche molto negli anni. Però ho sempre pensato che appunto la Liguria, in macro area, ma la nostra zona, Bonassola in particolare, fossero degne appunto di essere promosse e valorizzate. Per cui io ci ho creduto molto e ci sto investendo molto, insomma, soprattutto tanto cuore. Casa è casa, ecco, poi lì prima o dopo bisogna Si ritornare. torna, sono d'accordo. Bene, bene. Bella storia sicuramente. Cosa ci Mi puoi dicevi anche i raccontare? ruoli, no? C'erano anche i ruoli, dicevi Sì. chi lavora in azienda, come Oggi lavoriamo come e siete organizzati, ecco,
raccontaci un po' questo. Sì. Ma allora, noi siamo in pochi, la nostra è un'azienda familiare, fondamentalmente siamo in totale in cinque, che gestiscono 4 ettari di vigneto, l'agriturismo, la cantina, gli eventi e la promozione, quindi insomma non è semplice. Capito. Non siete solamente un'azienda vitivinicola o agricola, ci sono anche tutti gli altri aspetti, ecco, all'interno. Tutta è un mondo sfaccettato, assolutamente. Abbiamo papà Antonio con il nostro collaboratore Racine, che appunto si occupano della vigna, quindi la curano, la riordinano, insomma la sistemano in maniera perfetta. Abbiamo mamma Ida che è in agriturismo, quindi accoglie gli ospiti da ogni parte del mondo. E poi abbiamo appunto Giuseppe, che è mio marito, con il quale appunto gestiamo la parte di vinificazione in cantina, organizziamo eventi e ci occupiamo poi della parte di marketing e comunicazione e vendita, evidentemente. Quindi è un lavoro a tutto tondo, insomma, ognuno ha un po' il suo ruolo, poi è evidente che durante la vendemmia e il momento della produzione ci chiudiamo in cantina per 2 mesi, facciamo il campeggio e non ci vediamo più, insomma, siamo tutti occupati nella produzione. Poi ecco, una cosa che ho conosciuto del vostro lavoro, della vostra realtà, che è una realtà che sta investendo, che sta crescendo, la cantina nuova, tanti aspetti comunque importanti. E poi anche del vigneto, no? Ci hai detto che sono quattro comuni diversi, ma raccontaci un po' anche come sta evolvendo la cosa. Sì, sono 4 comuni diversi con 4 peculiarità completamente diverse. Il cuore della produzione è a Bonassola, quindi con circa 2 ettari, 2, quasi 3 ettari di vigneto ormai. Abbiamo appunto vari vitigni e vari appezzamenti, in particolare la Piana Grande di Caduferrà, che è questa piana straordinaria, è una lingua di terra, uno scivolamento di una paleofrana di circa 7.000 anni fa, che abbraccia tutto il Mediterraneo. Da lì abbracciamo tutto l'Alto Tirreno, dalla sinistra fino a Puntale, Livorno e le isole, quindi Gorgona, Capraia, Elba e davanti la Corsica, e sulla destra tutto il Monte di Portofino, la Riviera Ligure di Ponente con le Alpi Marittime Innevate. Addirittura in giornate più terse vediamo proprio il canino del Monviso, 340 km in linea d'aria fino al confine francese con Cap d'Antibes e Menton. Quindi è un posto veramente del cuore. Grande altimetria, siamo sui 400 metri sul livello del mare, diciamo terreno ferroso, argilloso, rosso, terra rossa, quindi grande sali minerali, tutta una parte appunto di minerali che poi si trasferisce alle vigne e escursione termica che poi fa il gioco della grande finezza e della grande eleganza dei nostri bianchi in particolare, no? Levanto, abbiamo praticamente un appezzamento in zona Chiesa Nuova con appunto un pochino più riparato dal mare, in particolare su Vigneto Vermentino. Vernazza, abbiamo appunto 2 piccole fasce con presenza in particolare di bosco e poi Rio Maggiore, un vigneto storico di 75 anni col quale facciamo poi il nostro passito l'intraprendente. Realtà completamente diverse con lavorazioni appunto diverse anche dal punto di vista proprio della meccanica e del lavoro proprio di ore lavorate Ecco, adesso con arriviamo anche a quell'aspetto lì che so che certo. preme a tutti noi. Ecco, quindi. In Liguria è così, in Liguria è così. Però appunto, realtà diverse, anche magari altimetrie, pendenze, però tutte un po' Sì. caratterizzate dal mare, ecco. Chiaro, sì. Assolutamente, tutti i vigneti esposti a sud, tutti i vigneti vista mare, tutti i vigneti molto, diciamo, esposti prevalentemente a sud-est. Abbiamo un vigneto in particolare più verso sud-ovest, ma appunto tutti guardano il mare, assolutamente. Quindi questa è la traccia comune dei nostri vini, insomma, vini di mare, vini marini. Ascolta, per il discorso in vigna, qual è il vostro modo di lavorare? Come impostate il vostro lavoro e un po' la vostra interpretazione del lavoro agricolo, diciamo?
Allora, tutti i vigneti sono certificati biologici da ormai circa 9 anni con Suolo e Salute. Noi lavoriamo appunto tutto in allevamento certificato, per cui utilizziamo come trattamenti diciamo solo rame e zolfo. Al primo trattamento facciamo anche un piccolo passaggio di propoli perché abbiamo inserito 3 anni fa, con la collaborazione anche di un'azienda agricola locale di Framura, un apiario in vigna con 300.000 api, dal quale facciamo anche un miele in co-branding proprio dai piani di Caduferrà Bonassola, quindi una sorta di miele di vino fondamentalmente, e le api vanno proprio a implementare questo discorso di biodiversità. Abbiamo anche poi more e lamponi all'interno dei vigneti, quindi è un ecosistema che si autosostiene fondamentalmente. Abbiamo poi per la parte proprio a terra, facciamo praticamente sovescio con favino nero in particolare, quindi diciamo semina verso novembre e poi sovescio verso marzo, fine marzo, primi di aprile. Il sovescio, il favino in particolare, è azoto fissatore, quindi dobbiamo pensare che è molto importante perché contribuisce proprio alla parte vegetativa al verde delle foglie. Dobbiamo pensare che diciamo, le foglie sono poi pannellini solari, no? Del grappolo, quindi se trattiamo bene la pianta dal punto di vista proprio della vigoria e del fogliame, andiamo a arricchire un corredo tutto aromatico, appunto anche le uve. E poi ogni 3 anni a rotazione parcella facciamo anche ammendante diciamo, con cime di cavallo. Ogni 3 anni perché? Perché andremo se no a stimolare troppo la parte praticamente azotata, quindi avremo troppo verde a scapito del grappolo, quindi a rotazione parcella andiamo a fare questo tipo di valorizzazione. Io credo appunto che, e lo vediamo la differenza appunto da un'agricoltura convenzionale, la pianta sta meglio, è molto più resistiva anche nei confronti degli attacchi magari afidei o cose di questo genere. E ha un suo portamento, ha un suo sostegno che è diverso. Quindi io sono assolutamente consapevole e concorde in un'agricoltura di questo tipo, assolutamente rispettosa, biologica e se possibile, più possibile, meno interventista, ecco. Un'agricoltura che soprattutto in Liguria è impegnativa, tosta, però che dà i Sì, non suoi è semplice, soprattutto soddisfazioni. perché si pensa soprattutto che in posti di mare soprattutto non si possa fare agricoltura biologica, no? A volte me lo si è detto molto, non è vero, non è vero, perché soprattutto in posti molto ben assolati, molto ben ventilati, non hai problemi di alcun tipo. Noi abbiamo sempre queste brezze marine il giorno e dalla collina alla sera e quindi comunque diciamo, i vigneti rimangono ventilati e freschi. Assolutamente sì. Ascolta, grazie mille intanto per quello che ci hai raccontato, anche dei dettagli, no? Avete persone comunque anche cui vi appoggiate da un punto di vista di consulenze. Sì. So che questo è un lavoro comunque molto importante, quindi ci sono anche persone molto Dei importanti. professionisti, certo che ci supportano, È tutto un assolutamente, ma no, percorso, mi immagino, no? Tutto questo discorso non nasce dall'improvvisazione, ecco. nasce da grande studio e grande lavoro dietro e soprattutto comunque da, diciamo così, un quadro che ciascuno di noi ha nella testa. Io dico sempre che Caduferrà è come la scatola di puzzle da 1500 pezzi, no? Quando la acquisti, hai una raffigurazione fuori dalla scatola, fondamentalmente, però giorno per giorno il tassello lo devi incastrare, no? A comporre questo disegno. E sicuramente all'interno appunto di questa storia, di questo percorso, che appunto consta in anni, non è un discorso veloce, né facile né semplice, alcuni di questi tasselli, peraltro anche molto importanti, sono dati dall'incontro e dalla collaborazione di alcuni professionisti. In particolare in vigna abbiamo l'anno scorso iniziato una collaborazione enologica con l'agronomo Alessio Maoggi, che è un agronomo toscano,
molto molto in gamba, col quale appunto stiamo veramente facendo un tracciamento molto puntuale della salubrità, della sanità del vigneto, intervenendo in maniera ancora più precisa rispetto al passato. E in cantina appunto ci avvaliamo della collaborazione enologica di due grandissimi professionisti, anch'essi toscani, che sono Barbara Tamburini e Vittorio Fiore, con i quali appunto questo è il terzo anno con il quale vinifichiamo assieme, e quindi lo stile produttivo che poi va a trasferirsi, diciamo, nei nostri vini è quello dell'estrema eleganza e finezza, insomma, grande bevibilità, che poi è un po' il leitmotiv di tutti i nostri vini. Ecco, infatti guarda, dietro qua di me abbiamo un po' di cosette. Hai qualche bambino lì, qualche mio figlio. Mi sono portato avanti, ne ho stappato uno, ho stappato il vostro vermentino luccicante. Ottimo. Quindi mi sa che adesso che parleremo un po' di vinificazione, di vini, passerò anche l'assaggio. Benissimo. Terrò compagnia. Benissimo. Ascolta, uve, quindi li portiamo in cantina, sane, belle, da un lavoro incredibile. E poi come interpretate, ecco, le vinificazioni, il territorio, ecco, per portarlo poi al cliente finale? Che stile allora, da una parte, quindi come taglio, e poi ecco, come ci hai raccontato anche di due bravissimi enologi, raccontaci un po' questo aspetto. Ma allora, in campo vi ho raccontato il lavoro certosino che facciamo e altrettanto lo trasferiamo poi in cantina. Allora, in cantina appunto portiamo le uve raccolte sempre la mattina presto, sul fresco, peraltro cantina a temperatura controllata, in maniera anche da fare stoccaggio delle cassette al fresco. La pressatura la facciamo praticamente in vasca su macerazione pellicolare, quindi una macerazione a freddo per diverse ore, in maniera da trarre praticamente tutto il profilo, diciamo, del bouquet aromatico delle uve, no? Quindi materia colorante sì, ma in particolare la parte relativa ai profumi. A noi piace molto appunto cercare di trarre il meglio dal lavoro che abbiamo fatto, per cui questa tecnica di vinificazione ci consente anche poi post fermentazione di lavorare poi il vino in una certa maniera, quindi macerazione pellicolare in pressa, diciamo il mosto va in vasca, fermentazione alcolica, speciatura quando deve essere fatta, dopodiché andiamo a lavorare praticamente il vino finito, praticamente con rimontaggi su fece fini per circa un paio di volte a settimana per tra i 2 e i 3 mesi, dipende un po' dall'annata e dipende anche dalla, diciamo, completezza del vino a cui vogliamo arrivare. Dopodiché filtrazione e imbottigliamento. È un lavoro complesso, importante, perché è come un bambino che uno accudisce fondamentalmente, non va mai lasciato solo perché poi strilla e fa sì, appunto, io sono molto, sì, io ne parlo dei miei vini come i miei figli fondamentalmente, perché così sono, è un prodotto mio, è un prodotto nostro, di tutta l'azienda, e che porta praticamente poi veramente la vita, notti insonni e impegno di tutti noi, quindi la viviamo appunto come nostri figli. E questo appunto è un po' lo stile di vinificazione, quindi trarre il meglio praticamente da un'agricoltura biologica rispettosa della natura, ha una grande eleganza, una grande finezza in cantina, quindi laddove però la tecnica aiuta praticamente anche, diciamo, l'innovazione, no? Quindi dove lo stile dei vini raggiunge praticamente una modernità, secondo me. Quindi questo è un po' l'approccio che abbiamo. Quindi grande finezza, ecco, l'idea è tirare fuori note liguri, il nostro taglio classico, il sale, la freschezza, però anche su vini molto molto eleganti e fini, ecco, assolutamente. Sì. Chiaro, chiaro. Tanto bene, grazie mille, poi vedremo assolutamente. Ecco,
una cosa che non abbiamo detto, che uve, no, utilizziamo nelle varie zone, quelle, perché appunto non si lavora su un'unica uva, ma si lavora con tante varietà e tutte comunque legate molto al territorio, alla nostra storia levantina. Ecco. Certo, ma allora, Bonazzole praticamente, che è il Colline di Levanto Bianco DOP, è l'uvaggio di Vermentino Albarola e Bosco. Quindi Bonazzole, che appunto in latino vuol dire proprio di Bonassola, l'abbiamo voluto legare proprio all'uvaggio dei tre vitigni autoctoni, no? Del territorio, del luogo. Quindi Bonazzole si presta appunto come un vino marino fondamentalmente, un vino molto più sapido fondamentalmente, quasi salato. E Luccicante invece, che è il nostro Colline di Levanto Vermentino DOP, è un vermentino in purezza, un attacco di bocca più largo, più persistente, una grandissima finezza, è un vermentino 100%, quello che hai nel calice. E poi siamo con il nostro Angelou, quindi il Colline di Levanto Rosso DOP, che quest'anno è una bella novità, esce come un 6 uve. Esce come un Sangiovese, Merlot, Ciliegiolo, Granaccia, Vermentino Nero e Syrah. Direte, ma quante uve hai messo? È un carillon di profumi e sapori, è molto divertente, è molto poliedrico. Non vedo l'ora di assaggiarlo, guarda, non vedo l'ora. È un rosso di mare, a me diverte molto, assolutamente. Ed infine poi dai vigneti storici a Rio Maggiore praticamente abbiamo il nostro intraprendente, prevalenza Vitigno Bosco, ma con una quota di circa un 20% o 25% di Vermentino e un 5% di Albarola, che quest'anno è stato portato in un appassimento estremo di oltre 3 mesi di appassimento, quindi abbiamo veramente tirato tantissimo l'appassimento, sgranatura tutta mano. Quest'anno abbiamo fatto anche 3 giorni in più, 25 giorni di fermentazione sulle bucce, questo sì, e ho quasi 2 anni poi in vasca, circa abbiamo allungato un pochino tutti i tempi di lavorazione, quindi quest'anno anche sull'intraprendente abbiamo voluto superarci. È una chicca. Chi è l'intraprendente, Davide? È un po' io, dai. Quella è un po' un'autodedica, è un po' un'autodedica, perché ogni vino ha un perché. Bonazzole è la nostra storia, da dove siamo partiti. Luccicante è nato da questo luccichio, questo scintillio di mare dai vigneti sopra San Giorgio, con quel mezzogiorno di fuoco, sembra un po' quella carta argentata, quello scintillio di mare, e da lì nasce Luccicante. Angelou, il nostro rosso, è una dedica che ho voluto fare a mio nonno Angelo. Mia madre è campana, lei è zona del Sannio Beneventano, mio nonno, bisnonno e trisnonno erano viticoltori da generazioni. Io sarei un po' la quinta generazione in un'altra regione a portare avanti questo percorso di recupero vitivinicolo, per cui pensando a un rosso ho deciso di dedicarlo a mio nonno. L'intraprendente, dopo tutto questo lavoro, è un po' un'autodedica, insomma, bisogna essere intraprendenti nella vita, passionali e intraprendenti, quello sicuramente, e poi chissà che non arriverà qualche altra dedica a qualcun altro, insomma, in famiglia manca qualcuno, forse. Manca ancora qualcuno. Ultimissima domanda, perché poi andiamo troppo lunghi. Panorama Ligure, come vedi la Liguria, come sta andando e quale può essere un'evoluzione secondo te di una Liguria? Io vedo soprattutto quella di Levante bella in movimento. Ecco. Assolutamente, la Liguria tutta secondo me è in fermento, è in movimento, c'è grande interesse per la Liguria, c'è grande interesse per il Vermentino Ligure, a livello proprio internazionale. Mi è capitato di parlare anche con tecnici e giornalisti internazionali, c'è grande interesse per il Vermentino di Liguria. Vedo soprattutto colleghi giovani come me, quindi io ho 33 anni, quindi nella fascia diciamo 30-40, gente che ha voglia di fare, ha voglia di cambiare le cose, di anche un po' metterci molta più passione, molto più impegno, molta più dedizione rispetto al passato. Quindi io credo che la Liguria negli ultimi anni stia facendo un lavoro egregio e credo fermamente che poi l'utente finale, il consumatore finale, sappia scegliere, abbia tutti gli strumenti, le cassette degli attrezzi per scegliere tra la varietà dei vini di Liguria
E appunto sono molto contento del lavoro che si sta facendo tutti assieme, quello assolutamente sì. Grazie, grazie. Grazie Direi che ti ringraziamo e a te. Grazie. spero di tornare presto a trovarvi un po' perché è un posto veramente speciale che non posso che consigliare a tutti appena avremo modo di, avremo la possibilità, ecco. Ti aspettiamo a braccia aperte, Matteo, davvero. Davvero, un saluto a tutti nella realtà Galufera Grazie, ti salutano tutti, porto il saluto di tutti. A e ci sentiamo presto. Grazie mille. presto. Grazie, grazie.